Ti ringrazio Miriam. Oggi ho un ospite importantissimo, anche se è una delle persone più dirette e semplici che esistano sulla Terra. Lui è il mitico Don Mazzi, ragazzi. Grazie. Allora, che è testimonial di un... di un'importante iniziativa che è il primo concorso di musica per la solidarietà. Però noi che siamo degli uomini, dei gentiluomini, lasciamo prima il passo alle donne, alla nostra amica Yolanda, che è la mente, l'organizzatrice di questa iniziativa, e ci spiega adesso un attimino che cosa si tratta e cosa bisogna fare per partecipare. Certo, Presto, sarò brevissima. L'organizzatore di questo concorso è Leacli in collaborazione con Prime Time Promotion. Primo concorso di musica per la solidarietà, sogni e canzoni, è un'idea per avvicinare i giovani e diciamo incitarli a scrivere musica e ad interpretarla. L'importante è che le canzoni siano inedite. E cosa devono fare per mandartele? Beh, devono spedire, prima cosa ci si deve organizzare e andare a rispolverare un po' i propri strumenti musicali. Quindi fatti cercare... vedere, fanciulla, fatti vedere. Brava. Allora, ecco, vi faccio vedere. Mazzi di ride. Sì, altrimenti sì. Qui. È importantissimo che si prepari una registrazione di questa propria composizione e la si invia alle sedi delle ACLI oppure alle sedi della Prime Time Promotion. Scadenza 21 febbraio, quindi mi raccomando... dateci età, dentro età, come io posso concorrere io età giovanissimi età. Giovanissimi cioè giovani io. Beh tu sei un po' troppo grande no, Don Antonio lui è un testimone poi dire. Veniamo a te no giovani, però no voglio dire una cosa 5 anni, no diciamo giovani non c'è giovanissimi insomma se è 14 15 16 17 18 19 20 via cioè, tutti quelli che hanno voglia di esprimere dei valori tutti soprattutto fino ai 30 guarda quando vuoi esprimere dei valori non c'è età. Ma questo testimonia. Io non c'è età, ma questo... mi ha detto che io... Ma tu cosa c'entri con la musica? Adesso mi devi spiegare, perché sai, Don Gelmini è uno che ne sa di musica e te sei entrato anche nel mondo della musica. Cosa vuol dire che Don Gelmini ne sa di musica? No, io non no. Tanto diciamo... Diciamo, avete detto che sono vecchio. È una provocazione, però... Avete detto che sono vecchio. Quando mi intendo di musica, adesso, che non posso fare poesia. Adesso capire la tua presenza. Ma sei un fenomenale. Ecco, no, voglio capire allora questa tua presenza come testimone in questa importante iniziativa che parla di musica. Ami la musica. Sai anche cantare? Sì, noi vogliamo Dio, mira il tuo popolo. Senti, c'è molta voglia da parte dei giovani di raccontare ed esprimere dei valori. Ti faccio vedere solo una cosa, anche perché questo mi fa pensare, sarò convinto, che questa iniziativa delle ACLI per questo concorso di musica per la solidarietà andrà molto bene. Guardate, no, proprio in questi giorni mi stanno arrivando dei fax, scusami, è il naso, dei fax con dei testi, quindi hanno voglia proprio di raccontarsi, di raccontare tante cose. Per cui io penso che avrà un grande successo, quindi mi raccomando, mandate le vostre iniziative, le vostre cose di musica, di testi alle ACLI, quindi ripetiamo. Sì, alle sedi delle ACLI, a tutte le sedi delle ACLI. Entro il 21 di febbraio. Sì, di febbraio. Testimonial, Mazzi, c'è un comitato d'onore importantissimo, c'è la Croce Rossa, c'è anche il Comitato Sportivo Italiano. Sì, abbiamo il Ministero della Pubblica Istruzione, la Presidenza della Camera, insomma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. È importante, ragazzi, scrivete e riscrivete sempre. Dillo tu al gruppo d'ascolto. Anche dovete, anche voi. Sì, tutti. Quanti siete qua? Quanti siete? Una cinquantina, 100, allora, 200, 300, non c'è allora, nulla. Entro 31 di dicembre 50 testi, ce li mandate? Ecco. E se mi fate l'occhiolino io magari... Non te lo far fare da quella ragazza lì, però perché non si può. No, però dalla Manuela. Signori, no. Me l'ha già fatta la Manuela. Fammi mandare Miriam, che se no mi brucia. Miriam Fecchi, ciao. Ciao.